Allora, buonasera a tutti, io sono il dottor Max che vi parla da Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. E do il benvenuto a tutti e stasera parliamo come al solito del piano B e il piano C per spostarsi anche temporaneamente qua. Ricordo che dal punto di vista delle regolamentazioni non c'è nessuna differenza, uno può venire in Tanzania o a Zanzibar e i visti sono gli stessi. Allora, stasera ho qualche cosa da leggervi. Insomma, ultimamente non è che noi rimaniamo, io ripeto, insomma, troppo sempre le stesse cose, però magari stasera le rivediamo un attimino velocemente. Io rispondo anche ben volentieri alle domande che voi mi fate. Però spaziamo un pochino di più a 360 gradi, no? Perché ci sono anche tante notizie importanti, soprattutto quelle legate alle vaccinazioni, no? Tutte queste cose qui, identità digitale, eccetera, di cui insomma, è necessario parlare un attimino. Ecco, allora, dunque, io naturalmente do il benvenuto a tutti e come direi, avete per caso delle domande? Mi piace iniziare con una risposta. C'è per caso qualcuno che ha una domanda da fare anche in merito alla situazione, come si diceva, economico, politico, finanziaria? Se no comincio, leggo qualcosa io e non ci sono problemi. Allora, va bene. Allora io ho titolato, non ci sono problemi, io ho titolato oggi Tanzania, dollaro digitale, QR e NFC. Allora, leggiamo un attimino il discorso del dollaro digitale, di cui io insomma, ho sentito parlare, però ci ho guardato proprio la scorsa settimana. No, vi leggo alcune informazioni molto generali. Allora, la Fed di New York, la Fed, abbiamo detto, no, l'ho presentata, insomma, anche nel report dell'oro, oggi come oggi è la banca delle banche, nel senso che quello che decide la Fed diventa poi in un certo senso legge finanziaria. Lancia il programma pilota sul dollaro digitale con le grandi banche. Questo è il titolo, siamo al 16 novembre di quest'anno. Nuove istruzioni finanziarie statunitense, nove istituzioni, scusate, nove istituzioni finanziarie statunitense, tra cui Citibank, Wells Fargo, Mastercard, hanno lanciato un programma pilota in collaborazione con la Federal Reserve Bank di New York per testare la fattibilità di un dollaro digitale basato sulla tecnologia di registro distribuito. Ora poi si vede che cosa vuol dire registro distribuito. Io queste cose ve le ho lasciate così come Google me le ha tradotte, ora poi se ne va. Progetto, il titolo, progetto pilota per l'utilizzo della tecnologia di registro distribuito. Il progetto è il passo più significativo fatto fino ad oggi nella creazione di un dollaro digitale per migliorare gli insediamenti finanziari, cioè transazioni finanziarie. L'amministrazione Biden ha raccomandato la creazione di un dollaro digitale e gli Stati Uniti hanno recentemente iniziato a investire risorse nello sforzo. Anche altri paesi stanno esplorando piani per creare le proprie valute digitali, dalla banca centrale, cioè tutte le banche centrali sostanzialmente saranno coordinate, è chiaro, no? Il progetto Proof of Concept è uno sforzo di 12 settimane che testerà la fattibilità di una piattaforma di denaro digitale interoperabile chiamata Rete di Responsabilità Regolamentata. Userà un libro master distribution, un sistema distribuito come la tecnologia blockchain alla base di Bitcoin. L'obiettivo è quello di migliorare gli accordi finanziari e coinvolgerà le banche centrali, banche commerciali e soggetti non bancari regolamentati. Il dollaro USA sarà rappresentato come token, infatti non esisteranno più i soldi, ci saranno token, e regolato attraverso riserve simulate dalla banca centrale su un libro mastro distribuito e condiviso. Dunque, il pilota sarà condotto in un ambiente di test e utilizzerà una tecnologia fornita da questa azienda che si chiama Settle and Digital Asset. L'elenco dei partecipanti
partecipanti al programma pilota comprende la banca Mellon, la Citibank, la HSBC, la Mastercard, la PNC Bank, la DT Bank, la finanziaria Truist, la US Bank e la Wells Fargo. Mi fa piacere che non ci sia la mia banca, la Chase. Anche il fornitore di pagamenti globali Swift sta partecipando allo sforzo insieme alla New York Innovation Center, parte della Federal Reserve Bank di New York. Qui Swift, ricordate, abbiamo un sistema internazionale collegato anche a Ripple che abbiamo visto in passato. Poi qui c'è una notizia sulla Cina, dice la Cina testa lo yuan digitale, altri paesi hanno fatto progressi nello sviluppo della valuta digitale, in particolare la Cina ha testato il suo yuan digitale in diverse province e la valuta è persino disponibile per gli utenti sull'applicazione popolare WeChat. La tecnologia in Asia WeChat testa i pagamenti in yuan digitali. Recentemente ha raggiunto quattro province al suo elenco di regioni per la sperimentazione. Ricordo che questa moneta digitale yuan è quella collegata anche alla scadenza, nel senso che viene emessa con una scadenza, per cui, abbiamo brevemente parlato la volta scorsa, per cui bisogna utilizzare questi soldi, se no poi scadono e non sono più buoni. Ci sono domande? Queste cose, quello che ho letto, qui è praticamente una di quelle comunicazioni, no, che fanno ufficiali per dirci quello che stanno facendo. In questo caso, ricordiamoci che il dollaro, a mio avviso, questa è la mia, rimarrà sempre il dollaro. Quindi tutti quelli che vi prospettano che la cabala sta cadendo, sta crollando, ci saranno gli arresti. Tutte queste cose qui mi fanno un po' ridere perché 10-12 anni se ne parla in America e non è mai successo niente. Posso assicurare che non succederà assolutamente niente del genere. Assolutamente no. Allora, ci sono domande? Giambattista, buonasera. Non so se è la prima volta che ci segui, non mi ricordo il nome, benvenuto. Noi stasera. La prima volta, sì, quindi Buonasera Giambattista, buonasera. Non mi posso ricordare tutti, abbi pazienza. Allora, sì, allora, dunque, hai per caso una domanda da farmi? Volo così, prego. No, mi sono collegato appunto perché volevo capire di più dal titolo che hai messo, no? Tipo dollaro digitale, che QR, eccetera, quindi volevo Sì, capire se benissimo, c'erano. bravo, benissimo, giusto. Appunto, ora vi leggo del QR, no? E della tecnologia NFC, che era in un certo senso nuova anche per me. Allora, leggo il sistema di codici QR. C'è qualcuno che mi sa dire che cosa vuol dire QR? Sono le due iniziali di quali parole? Lo sapete? QR code, penso, No? no? No. No. Allora, vi dico io. Vuol dire quick response. Domanda e risposta veloce. QR vorrebbe dire risposta veloce, ma ha sorpreso anche a me perché pensavo fosse un significato un po' diverso. Allora, è stato inventato nel 1994 da Masahito Hara dell'azienda giapponese Denso Weave. Poi, di titolo, cosa sostituirà il codice QR? Punto interrogativo, la tecnologia NFC. Queste tecnologie più recenti includono la tecnologia Near Field Communication, è la tecnologia utilizzata da Google Pay e Apple Wallet. La tecnologia è integrata nei moderni smartphone e gli utenti devono semplicemente toccare il grilletto del proprio telefono per effettuare il pagamento. Questa è la tecnologia che ormai da anni usano in Cina per pagare un po' tutto. Sì, Cina è ma molto più avanti. si usa anche qui comunque, cioè viene utilizzata da parecchio tempo l'NFC. La NFG Sì. dove? In Italia? Sì, ci sono posti dove si può utilizzare, cioè tu puoi pagare direttamente con lo smartphone se Sì, ha allora. l'NFC. Sì, queste cose ci sono anche in America, no? Ci sono anche in America, però no, Sì. Google Pay ed Apple Wallet. Però ti Però dico la non. verità, dimmi.
Dimmi. Sì, no, non capisco, mi dicevi che verrà sostituita con il QR? No, no, quindi l'articolo dice che no, la tecnologia NFC sostituirà il QR nel lungo periodo, anche se sono due funzioni diverse, no? Esatto. Il QR non c'ha quasi niente a che fare, però l'articolo dice questa cosa. Okay. Allora, quando però io ero in America io sono venuto un anno e mezzo fa, quindi si parla di 10 anni fa, il Google Map, sì, c'era, Google Pay c'era anche Apple Watch, però non erano così diffuse come si può pensare, cioè lo usavano, però questi sistemi qui stanno entrando anche in America, stanno entrando piano piano in questo momento, mentre dicevo in Cina è automatico quando devono pagare, mi hanno detto, quando devono pagare un qualcosa, mettono il telefono e pagano direttamente col telefono, capito quello che volevo dire? È tutto un pochettino più rodato. Allora, che cos'è la comunicazione in campo visivo, Near Field Communication? Una tecnologia wireless a corto raggio che rende smartphone, tablet, dispositivi indossabili, carte di pagamento e altri dispositivi ancora più intelligenti. La comunicazione in campo visivo è il massimo della connettività. Con l'NFC puoi trasferire le informazioni tra dispositivi in modo rapido e semplice con un solo tocco, sia che si tratti di pagare bollette, scambiare biglietti da visita, scaricare coupon o condividere un documento di ricerca. La tecnologia di comunicazione Near Field ha iniziato a prendere piede nel 2004, quando Nokia, Philips e Sony si sono unite per formare l'NFC Forum, un'organizzazione senza scopo di lucro che si impegnava a portare la convenienza della tecnologia a tutti gli aspetti della vita. Nel 2006 il forum ha delineato formalmente l'architettura della tecnologia, le cui specifiche continuano a fornire una roadmap per tutte le parti interessate per creare nuovi potenti prodotti orientati al consumatore. Se non erro, questa poi sarà la tecnologia integrata nel sistema digitale, Franco, correggimi se dico una stupidaggine, che hanno già chiamato The Think, in cui poi tutto sarà diciamo ordinabile, volendo, tramite questi sistemi qua integrati. Allora, per quello che riguarda il discorso che si è poi invece accennato, fatto la volta scorsa, criptovalute o meno, e in collegamento con l'oro, ricevo regolarmente le newsletter di Andrea Cecchi, no? Sapete, Andrea Cecchi è uno dei ricercatori, secondo me, più validi, anche lui è toscano, che adesso vive nelle Bahamas, beato lui. Io non mi posso lamentare, però anche le Bahamas sono piuttosto belle. E ha scritto a un certo punto, anche lui è sempre piuttosto pungente, no? Ha scritto: quando la bancarotta sarà compiuta e tutta la carta incenerita, un nuovo equilibrio monetario tra le nazioni ripartirà proprio dall'oro. L'oro è molto scarso e non ce n'è per tutti. I polli non lo vogliono, preferiscono quelle soluzioni cripto con cui credono di diventare ricchi senza durare fatica, perché gli viene fatto credere che quella è la soluzione dei furbi. Quando il gioco sarà svelato e tutti vorranno l'oro, si accorgeranno di quanto è scarso e di come sarà difficile da ottenere. Ecco, abbiamo letto anche qualche cosina in questo caso. Avete sentito la notizia dell'obbligo vaccinale, no? Ora, la sentenza definitiva, le motivazioni non sono ancora uscite, però il trend è quello di che obbligheranno i cittadini all'interno di chi vive, soprattutto nel G20, a vaccinarsi. Quindi è inutile che si giri. Per il nostro bene, no? Certamente, Fabio, ma loro ci vogliono molto bene, ma allora ce l'hanno detto in tante maniere che ci vogliono bene, e siamo soltanto Bravo. Noi che siamo testardi e non vogliamo capirlo. Non capiamo. Esatto. Allora,
Via, leggiamo anche questa cosettina qui sui passaporti vaccinali, che non è fresca fresca, è del marzo del 2020, però ve la leggo. Passaporti vaccinali sono in arrivo, ma svilupparli non sarà facile. Marzo 2021. L'amministrazione Biden e le società private stanno lavorando per sviluppare un modo standard di gestione delle credenziali, spesso denominate passaporti vaccinali, che consentirebbe agli americani di dimostrare di essere stati vaccinati contro il nuovo coronavirus, mentre le aziende tentano di riaprire. Il nostro ruolo è di aiutare a garantire che qualsiasi soluzione in quell'area sia semplice, gratuita, open source, accessibile alle persone, sia digitale che su carta, è progettata fin dall'inizio per proteggere la privacy delle persone, ha affermato Zins in un briefing il 12 marzo. Immagino che sia marzo, sarà un portavoce. I passaporti dovrebbero essere gratuiti e disponibili tramite operazioni per smartphone che potrebbero visualizzare un codice sensionabile simile a una carta d'imbarco aereo. Gli americani senza accesso allo smartphone dovrebbero essere in grado di stampare passaporti. Altri paesi stanno correndo avanti con i propri piani di passaporto, come l'Unione Europea, che si impegna a rilasciare certificati digitali che consentirebbero viaggi estivi. L'enorme numero di iniziative sui passaporti in corso con l'amministrazione Biden questo mese, che ne ha identificato almeno 17 secondo le dispositive ottenute dal Washington Post, cioè 17 soluzioni, 17 possibili soluzioni. Uno dei team che lavorano sui passaporti dei vaccini è la Vaccination Credential Initiative. È una coalizione che si sforza di standardizzare il modo in cui vengono tracciati i dati nei registri di vaccinazione. Ecco, dietro a questa Vaccination Credential Initiative, e questa è la più accreditata perché c'è Bill Gates, mi sembra di aver capito. È stata fondata, insomma, da lui un po' di tempo fa. Allora, abbiamo letto anche questa cosa che dice, va intorno al passaporto. Ora, io perché ho fatto tutto questo discorso qui prima? Questo deve parlare della Tanzania, no? Mi sta a parlare di tutte queste cose che c'entrano. Eh beh, c'entrano perché ovviamente in Tanzania non ce l'abbiamo tutta questa situazione qua, no? Tanzania in Africa è un paese che sta crescendo come molti altri paesi dell'Africa, però non ha gli standard ancora come ce l'abbiamo noi in Europa per fare il salto di qualità. Qui il G4 è stato introdotto quando sono arrivato io, quindi un anno e mezzo fa. Prima che arrivi il G5 passeranno forse 4-5 anni, sono ancora molto molto indietro. E questo in un certo senso è quello che gli garantisce una maggiore sicurezza, perché il paese, o sono paesi dell'Africa, non sono così esposti come lo siamo noi. L'Africa conta quello che conta, è molto indietro. Io dico, per fare una battuta, dico che è nella stessa situazione in cui eravamo noi negli anni 50 e 60. E quindi, diciamo, per il momento, il nuovo ordine mondiale, possiamo chiamarlo così, questo progetto, per creare il nuovo mondo, che loro quello che vogliono creare è un nuovo uomo e un nuovo mondo, ce l'hanno detto in tutte le maniere, il processo è irreversibile. Per quello che li riguarda, si tornerà mai più indietro e loro andranno avanti comunque, che ci piaccia o che non ci piaccia. Quindi, diciamo, appunto, la Tanzania è in una situazione in cui chi viene qua guadagna tempo, no? Ora, vediamo di capire, io non voglio vendere niente a nessuno, Io faccio queste analisi qui perché sono qua da un anno e mezzo e mi rendo conto che qui sono tutti tranquilli, non succede assolutamente niente, insomma, la vita è molto tranquilla, non c'è tutto questo casino che c'è una crisi dietro l'altra, no? Energetica, pandemia, una cosa così. Quindi, naturalmente uno deve fare una scelta e la scelta deve essere, secondo me, finalizzata a guadagnare tempo, perché tanto
magari prima o poi arriveranno anche qua, però intanto uno magari per 10 anni sta tranquillo e si può fare magari anche una prospettiva di vita completamente diversa perché ci sono sicuramente più opportunità qua che in Italia. Quindi io voglio mandare un'altra volta un messaggio a se ci sono degli imprenditori che mi stanno ascoltando. Io non voglio demoralizzare, no? Io vi dico le cose insomma, in base agli studi che ho fatto io, no? Sono stato 20 anni in America, ho scritto una trilogia sul nuovo ordine mondiale, insomma, magari qualche cosa potrei anche aver capito di quello che succederà. Allora, indietro non si torna. L'obiettivo che loro hanno è quello di mandare in bancarotta, che già ci sono, l'Italia già si sa già che è un paese in bancarotta, ma praticamente di chiudere la maggior parte delle piccole, piccolissime aziende, espropriare se possibile anche le proprietà private, perché il grande reset vuol dire questo, chiudere a un certo punto le banche e annunciare il lancio della moneta digitale, del grande reset e quindi del nuovo ordine mondiale. Quindi dovete essere pronti a questa evenienza. O siete pronti, consapevoli e l'accettate, e a determinate condizioni che saranno completamente diverse dalle precedenti. Continuate a fare business, oppure un vero businessman, una vera azienda, cioè quelle aziende che veramente hanno visione, no? Sì, vi dovete rendere conto che non c'è futuro, eh. Io ve lo dico in tutte le maniere, c'è più futuro qua, con tutte naturalmente le difficoltà che l'Africa comporta giorno per giorno, che sicuramente in Italia, in Europa o anche in America, o anche in Sud America, eh. Molti vanno in Sud America, io vi ricordo, andatevi a vedere insomma, l'elenco delle città più pericolose al mondo. Vedete che l'80-90% di queste città sono in Sud America e in America centrale. Volete andare in Sud America? Andate in Sud America. L'unico paese decente nel quale potete andare in Sud America, secondo me, è l'Ecuador. L'ho detto tante volte, molti pensionati dall'America, dagli Stati Uniti vanno in Ecuador perché si sta benissimo, il costo della vita è basso, la delinquenza è decente e quindi il clima è fantastico e quindi ci vanno e nessuno ne parla. Avete domande? Costa Rica invece. No, no, compare del Costa Rica, dai. Lo so, Fabio, che me lo chiedi in maniera Ok. provocatoria. No, è Sì, Costa c'è un Rica, personaggio mi ha noto che vive colpito. Sì, no, è l'amico Morris là. ha pensato a un certo punto col suo socio di spostarsi in Costa Rica. A mio avviso è stato consigliato molto male. Non so chi gli ha messo in testa questa cosa qua. Beh, detto in due parole, Costa Rica dipende anche ovviamente da dove vai, però il clima è molto umido, in alcune zone piove tutti i giorni, devi praticamente vivere sempre nell'aria condizionata, all'interno dell'aria condizionata che io detesto, quindi per me sarebbe impensabile andare in Costa Rica. Quindi io non uso quasi mai l'aria condizionata, l'ho attaccata proprio, guarda, attaccata 5 minuti ora, perché qui diciamo adesso. Diciamo, siamo tipo estate, no? Quindi aumenta un pochino l'umidità, qualche volta c'è bisogno, ma proprio di poco. È un clima fantastico qua, ma nemmeno alla Tanzania io do in questa zona il voto 9, a Costa Rica li devo dare 5, 6. Ecco, e poi è molto difficile fare business, è molto difficile ottenere il visto, è molto difficile fare tutto. Contrariamente a quello che può succedere qua. Per esempio, se sarebbe successo a Morris qua o a qualsiasi altra persona che viene qua, dove te puoi fare tutto, sei libero di fare praticamente quasi tutto, come potevi fare quasi tutto in Italia, se vi ricordate, che a una certa età negli anni 50 e 60. E poi potevi pagare anche un pochino di tasse.
eventualmente se lo volevi pagare. Quindi tutta la ricchezza che gli italiani creavano in quegli anni lì non andava a finire nelle tasche, rimaneva nelle tasche dei medi, piccoli e grandi investitori e scusate, imprenditori, e che poi le riutilizzavano nel fare business. Quindi negli anni 70-80 le cose sono andate bene anche per quello. Però se magari non ve le vuol dire nessuno, però è andato così. Quindi per tirare la conclusione, io faccio a Morris i migliori auguri. Spero che ce la possa fare, anche se so che è in grosse difficoltà. Io gli ho più volte ricordato che in qualsiasi momento mi può contattare se vuole venire qua. Io gli organizzo tutto quello che vuole, trovo terreni, trovo building, trovo qualsiasi cosa. Se vuole andare a Zanzibar, si va a Zanzibar, se vuole rimanere qua in Tanzania, si va in Tanzania. Sono assolutamente aperti. Sono alcune, in particolare alcune attività che te le puoi fare, fai la regolamentazione, insomma, la procedura burocratica è molto semplice. E poi per 5 anni non si paga tasse. Chiunque apre un'attività qua, no, per 5 anni. Insomma, praticamente non deve neanche fare, ora non sono sicuro al 100%, so che non si pagano tasse, magari la dichiarazione dei redditi dovrà comunque farla, immagino di sì, però insomma, il governo per 5 anni non ti chiede niente. Ecco. Allora, io saluto, buonasera Michele, bentornato, come stai? Allora sì, sto parlando un pochino, ciao. Ciao Dunque, Massimo. allora, Michele è un altro che con quale sono in contatto da tempo, poi dovrà, spero, venire a trovarmi. Ah, faccio una nota a proposito anche su questo discorso qua. Io succede una cosa molto strana. Volete venire tutti a febbraio? Io a febbraio, cioè, frate, c'ho già uno o due clienti a febbraio. Per coloro che hanno veramente una mezza idea di venire a fare la famosa settimana investigativa, bisogna che prenotino, mi contattino e cioè, prenotino. Gennaio, c'ho ancora mi sembra 2 settimane a disposizione. Non potete dire io vengo a febbraio. Mi dico, ci vediamo a febbraio. Dico, ma guarda che a febbraio sono già occupato, non è che poi un po' di buon senso, no? E quindi bisogna poi, per coloro che vogliono venire, capire che mi devono contattare, c'è da fare la consulenza, c'è da passare tutto attraverso la procedura per evitare malintese, evitare cose di questo tipo, no? Sì, io ci avrei in teoria anche siamo già abbastanza in ritardo, però in teoria una settimana la potrei ancora dedicare se qualcuno vuole venire all'ultimo momento. Ora i prezzi sono un po' più cari e se venite adesso spendete forse il doppio di quello che spendete in bassa stagione. Quindi si può anche aspettare, non è la fine del mondo. Allora, ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, vi voglio leggere qualcosa di veloce che ho trovato, quindi mi mandano delle informazioni, no? E quindi io ve le leggo. Io per chi è interessato poi posterò sul canale Destinazione Estero per la Tanzania un video che mi è stato inviato di un ragazzo che si chiama Chris Sky. È uno di questi youtuber, no? Anche lui, di quelli che insomma, dice tante cose. Ora, da un lato è un personaggio di quelli un po' all'americana, no? Lui è canadese e quindi anche un pochino aggressivo, un pochino troppo quando presenta le cose, però naturalmente sono ragazzi, magari anche lo fanno con un certo entusiasmo, no? Però dice delle cose sensate. Effettivamente le cose che dice sono tutte condivisibili. Siccome c'è anche la traduzione in italiano, se qualcuno se la vuole se lo vuol vedere, dura circa una trentina di minuti, mi dice delle cose che magari te l'ascolta a me, un po' noioso, no? E poi adesso vi leggo, lui si chiama Chris Sky e dice: una volta che vi avranno fatto accettare reddito universale, identità digitale, moneta elettronica,
elimineranno il contante. A quel punto sarete proprietà dello Stato. Qui lo posso correggere un attimino, se mi consente, perché siamo già proprietà dello Stato. Forse non, questo non lo sa, però è spiegato nella trilogia. Noi siamo già un asset del Italy Republic S.P.A., quotata alla SEC di New York. Allora, ora poi vi leggo. Sotto la notizia di questo amico che me l'ha mandato, mi sembra me l'abbia mandato Max, questa informazione qui, che ringrazio, sì, che ringrazio. C'è un'altra notizia, no? Perché poi ci sono queste notizie tante volte anche contrastanti, no? Si accavallano dietro l'altro. E c'è una dichiarazione di Nicola Bizzi, molti di voi lo conosceranno, che dice: ci sono state sentenze simili a quelle della nostra Corte Costituzionale in circa 36 paesi del mondo. Misure autoritarie tutte rigettate. In questa dichiarazione è incorretta, perché invece, per esempio, la Corte Costituzionale americana, so se vi ricordate, ha invece detto che la vaccinazione, così come è stata proposta, era incostituzionale e quindi l'ha rigettata. Questo non significa che non la rifacciano, perché poi la Corte Costituzionale alla fin fine è come se fosse adesso un parere, no? Come se fosse un parere sull'interpretazione. Poi ovviamente le aziende fanno che li pagano. Ma poi il buon Bizzi, che è un iniziato, che è un professore, credo, universitario, di quelli che parla bene, benissimo, dice: in breve, il grande reset è fallito. L'unico risultato che hanno ottenuto è stato quello di convincere 2,5 miliardi di persone ad inocularsi il siero nanotecnologico grafenato. Non hanno ottenuto i passaporti sanitari che volevano, non hanno ottenuto le modifiche dell'impianto delle società necessarie ai loro scopi, non hanno ottenuto quella svolta dispotica che desideravano. Adesso è il momento di non grogiolarsi, al contrario, bisogna attaccare. Q è un'intelligenza militare. Attenzione agli interpreti che ci marciano sopra. La guerra è ancora in corso e serve l'aiuto di tutti per vincere. La vera libera informazione illumini l'oscurità della notte. Abbiamo solo un risultato possibile, non ci sarà rivincita. Sentite come mischiabilmente cose, disinformazioni con informazioni corrette. Sono bravissimi a fare questa cosa qui, bravissimi. Ti dice: reset è fallito, che non è ancora arrivato il grande reset. Come fa a dire che è fallito, che deve ancora venire? L'unico risultato che hanno ottenuto è stato quello di convincere accidenti, è un risultato da niente. Cioè, che tipo di commento è questo? È ovvio che, a parte forse sono più di 2 miliardi di quelli che hanno vaccinato. Poi non hanno ottenuto i passaporti vaccinali perché tutta la procedura è ancora in corso, è molto complicata fare una cosa così. Li otterranno, caro Bizzi. Non hanno ottenuto le modifiche dell'impianto della società necessarie. Accidenti, stanno smantellando tutto, non te ne accorgi, ce l'hai sotto gli occhi. Le società occidentali non esistono più. Non esiste più famiglia, non esiste più istituzione, non esiste più scuola, non esiste più niente. Cioè, cosa devi vedere per convincerti di quello che sta succedendo? Ce l'hai sotto gli occhi. Te, se sei un iniziato, dovresti sapere queste cose. Non hanno ottenuto la svolta dispotica che desideravano. Accidenti, hanno distrutto tutta la società, tutta la politica, non c'è più niente, sono solo i multinazionali e le sovrastrutture che si chiamano, lo sapete, consigli supremi che gestiscono tutto, eccetera eccetera eccetera. Poi menziona anche il Q, che famoso Q è quello che vi dicevo prima, no? Di quelli che poi ce l'hanno, che dicono che la cabala cade, e poi di quelli che hanno l'attivazione del numero verde, e poi che poi arriva Trump che ci salva tutti, che Trump ha salvato i bambini nei sotterranei della metropolitana della... Ne hanno dette talmente di tante, di tutte queste, scusate,
scusatemi, di queste puttanate. Io è 10-12 anni che sento queste storie, che veramente io non le reggo più. Come farà tanta gente, anche buona fede, ancora a pensare che poi arrivano gli alieni, ci salvano tutti? Io, e siamo noi i salvatori di noi stessi. È inutile starsi a attaccare a Trump, il buono, Biden, il cattivo. Sono tutti parte dello stesso club, se no non sarebbero lì. Quindi la vera battaglia, io l'ho ripetuto tante volte, è nella conoscenza. Noi siamo in queste condizioni perché siamo, scusatemi, estremamente ignoranti. Noi pensiamo di sapere, ma non sappiamo niente. Io vi invito veramente a leggere la trilogia, perché ve la do gratis. Chi è interessato, lo sapete. E chi, per chi mi segue, io posso, do il report sull'oro, vabbè, se non si parla d'oro, però il report sull'oro l'ho messo insieme, mi ci è avuto quasi un anno di lavoro, ed è disponibile per tutti coloro che vogliono, insomma, capire un pochino meglio di come funziona, no, il discorso dell'oro. Si va verso il grande reset, tenere tutti i soldi in banca non è una gran cosa, e il report è disponibile gratuitamente sul mio canale a menteaperta.net, va bene? Leggetevelo con attenzione, perché anche questa è cultura, no? Capite un attimino tutte le problematiche dell'oro nel corso degli anni, eccetera, eccetera. Poi offro il link per scaricare la trilogia. Come dicevo, è estremamente importante documentarsi, informarsi, state attenti, perché il 90-95% di personaggi come Bizzi sono lì solo per intrattenervi, sono lì per confondervi le idee. Questa è gente che non ha concluso nulla nella vita, magari sono stati degli ottimi professori universitari, per carità di Dio, bisogna sempre avere rispetto, ma non hanno mai inventato niente, non hanno mai ottenuto su una pubblicazione su una rivista scientifica, dico di queste cose perché io l'ho ottenuta, non sono mai andati in America per 20 anni per fare un'esperienza diversa, non parlano l'inglese, non lo capisco, no, ma come fai oggi a fare ricerca, a parlare al pubblico, se te non ti documenti in inglese? Finisci sempre per dire le cose, tutte le stesse stupidaggini. Tutto quello che nel bene e nel male che ci arriva oggi è in lingua inglese e viene e parte probabilmente da New York, dall'America, insomma. Non necessariamente è tutta roba buona, anzi, è quasi tutta spazzatura. Però purtroppo alcuni testi, la maggior parte di testi importanti, sono scritti in inglese, vanno scaricati, si possono scaricare da Google e da altri motori di ricerca oggi. Ma chi è che lo fa? Non lo fa nessuno. Io l'ho fatto a culo, scusatemi, perché ci hanno messo a casa senza fare niente, e allora io ho raccolto tutti i documenti, ma senza pandemia la trilogia sul nuovo ordine mondiale non esisterebbe. Quindi in un certo senso io sono contento che mi hanno dato questa possibilità. Ho cercato di sfruttare il tempo che mi sono trovato ad avere nel tentativo di cercare di fare una cosa sostanzialmente. Però non mi perdete più di tanto in questa gente, via, non mi fate fare nomi. Io ho trattato l'argomento in due video che si chiamano Gatekeeper 1 e Gatekeeper 2. Gatekeeper è quella parola appunto che indica il controllore del cancello, no? Quello che ti dice sì, te mi piaci, entri, mi dai il codice, no? Il numero di codice della parola d'ordine, ti faccio entrare, o te non mi piaci, non entri. Ma notate, io per carità non lo dico per lamentarmi, perché io odio chi si lamenta, però avete notato che non mi fanno più parlare, non mi intervista più nessuno oggi. Ma se tutti questi canali alternativi fossero veri, quanti autori ci sono che ho fatto io? Quanti? Quanti professori universitari? Quanti medici e professori di cliniche? Quanti? Quanti intellettuali? Quanti? Menzionatemeli. Eppure
me non mi intervista più nessuno. Qui c'è qualcosa che non torna. Io non pretendo che quando passo mi si stenda in terra un tappeto rosso, assolutamente no, però vi dovete fare queste domande. E la risposta ve la do io, perché la maggior parte della controinformazione, come ci ha spiegato Marion Fega nel capitolo 4, vedete l'importanza dei contenuti nella trilogia, ci sono spiegate tutte le cose come funzionano. Ci ha spiegato che negli anni 20, gli anni 30 si è costituito il Council on Foreign Relations con l'obiettivo preciso di rastrellare tutti i media esistenti all'epoca, ma non soltanto, anche di crearne altri con la parvenza che erano, che sarebbero poi insomma stati canali o televisioni alternative, quando in realtà controllavano entrambi. Questa è la democrazia che ci hanno venduto. Scusate, io odio dirvi queste cose, perché in un certo senso devo criticare magari anche tanta gente che, non so, fa questo lavoro qui, ma che posso dire anche in buona fede, io non so, saranno manipolati dall'altro e non se ne accorgono, ma vedete, io non posso biasimare un giornalista della RAI che si trova in una condizione che ha le mani legate, che gli passano quello che deve dire e lo dice e va bene, perché purtroppo io quello lo capisco, ma quello che invece non accetto dal punto di vista professionale sono quelli che fanno finta di prendere una posizione contro e nella realtà invece vi fregano, sono lì soltanto per intrattenervi, per fregarti, ricordatevi quello che vi dico. E molti di voi, insomma, non voi magari no, però molti li mandano anche soldi, mandano i soldi. Soldi mensilmente per essere intrattenuti, non per essere informati. Poi si chiede come mai le cose non vanno bene. Come fanno ad andare bene le cose? Non possono andare bene. Allora, avete domande per caso? Allora, se non ci sono domande, io vi ricordo velocissimamente che a Bali, il 15 e 16 di questo mese, c'è stato il... Sì, lo dico per gli amici che magari non hanno sentito gli interventi precedenti, e insomma hanno praticamente confermato di nuovo che si andrà incontro a una situazione per cui occorrerà la prova delle vaccinazioni praticamente per fare quasi tutto. Immaginatevi voi, immaginatevi che secondo me non potete entrare in banca, non potete accedere al vostro conto corrente così come c'è già stato, e oppure non potete andare a comprare la pasta, non potete rinnovare i documenti se non siete vaccinati. Ci arriveremo a questo punto qui. E io avrei anche la soluzione, in questo momento ce l'ho. Quindi, se qualcuno fosse per caso in una situazione di difficoltà, perché rischia di perdere il lavoro, insomma, in una situazione per cui, come si dice, insomma, è in attesa, nel senso di essere riammessa, una cosa e quell'altra, mi può contattare e io gli dico come funziona. Allora, via, ci siamo. Io, allora, vediamo un pochino di riordinare le idee. No, ritorniamo un attimo a quello che dicevamo. Allora, in questo momento io ho messo a punto un piano B e un piano C. Vediamoli in sintesi. Il piano B è stato messo a punto per piccoli, medi e grandi imprenditori e per coloro che vogliono venire qua a cerca di lavoro. Il piano C invece è stato messo a punto per i volontari che vogliono venire a lavorare per una no profit e per i pensionati. Come ho detto tante volte, venire qua da pensionato, quindi diciamo che in genere si assume che una persona che ha compiuto 60 anni non abbia nessun tipo di problemi a ottenere il visto, è molto semplice, ma anche una persona che ha, per esempio, 50 o 55 anni, però
dimostra di avere un buon asset, quindi avere insomma, un po' di soldi in banca, investiti, eccetera, eccetera, gli possiamo far ottenere la residenza, anche per una ragione molto semplice, perché la residenza dura 2 anni. E quindi, secondo me, in questo senso, il governo tanzaniano ha detto, beh, sono 2 anni, uno che ha qualche soldo, 2 anni con la vita costa poco, può venire, poi alla fine dei 2 anni si arrangia, se non ha più soldi può sempre entrare in Italia. Ecco. E quindi è molto, molto, molto facile, sia che vogliate venire in Tanzania, sia che vogliate andare a Zanzibar. Tutti coloro che invece fanno un lavoro in remoto, in questo caso, io mi sono inventato, ho pensato, la soluzione più semplice è quella di essere assunti da un'azienda no profit. Io sono in contatto addirittura con 3 aziende adesso, e in una maniera o nell'altra, se uno vuole venire, fare, soprattutto per chi lavora in remoto, lavorare in Italia, lavorare qua non cambia niente, e con veramente pochi soldi può venire e stare tranquillo per 2 anni. Naturalmente ci vuole comunque, per coloro che non lavorano in remoto possono venire 2 anni, è sempre una bella esperienza, però ci vuole qualche soldo in tasca per andare all'estero. Per andare all'estero ci occorrono 3 cose. La motivazione a fare, non quella a criticare, venire qua per criticare come fanno tanti italiani. Io chi critica non vi posso assistere, qui ho le critiche, non esiste qui, qui chi viene qua deve venire qua con molta umiltà e rispettando il paese. Non sono perfetti, assolutamente, siamo in Africa, però siccome non è il nostro paese bisogna essere rispettosi. Allora, dicevo, la motivazione a fare bene, l'umiltà e un po' di soldi in tasca, perché purtroppo senza soldi in tasca non si può fare niente, poi siamo in difficoltà e anch'io ho bisogno di essere assolutamente certo dell'integrità della persona che porto qua, se no purtroppo vi devo dire, l'ho già fatto 3 o 4 volte, ho rimesso soldi, non mi interessa, mi trovo persone che perché un discorso è avere a che fare con un imprenditore sa quello che deve fare, non è che io ascolto, però un discorso è avere a che fare con persone che non hanno fatto assolutamente niente nella vita e cominciano a criticare il governo di qui, cominciano a dire non mi fido di qua, state in Italia se non vi fidate, o state in Portogallo, non mi interessa, io non ho bisogno di gente così, qua non ho bisogno di gente così, qui c'è bisogno di gente con la motivazione giusta per fare, basta, tutto il resto con le polemiche non si risolve nessun tipo di problema, bene? Allora, il piano B è quello un pochino più delicato. Perché? Perché venire a fare business qua, bisogna essere estremamente onesti, richiede una ricerca di mercato seria. Io per fortuna sono in contatto con uno dei consulenti, se non il consulente, diciamo, di maggior prestigio, di maggiore importanza, che si chiama anche lui Stefano, qui in Tanzania, e sono già d'accordo con lui, insomma, se qualcuno di un'azienda grossa ci contatta, facciamo un po' di ricerca di mercato e gli diciamo la verità, se c'è la possibilità che possano venire, se diciamo che ci sono le condizioni e non vengono, cioè non ci sono assolutamente problemi. E naturalmente bisogna essere un po' più cauti, quindi un rappresentante della società, un titolare deve venire qua, stare qua almeno 1 mese, 2, non ci sono problemi per il visto, li facciamo ottenere tutto e dobbiamo fare un certo tipo di lavoro fatto seriamente. Ci sono delle, ora parliamo del piano B, quindi il piano B per chi colore, ecco, diciamo piccoli, medi e grandi imprenditori, ho ricordato più volte il discorso delle lettere, no? Ci sono delle situazioni che effettivamente danno delle grosse opportunità. Gli elettrauti qui non esistono, gli elettrauti professionali esistono i meccanici, come erano da noi, no? Dagli anni 50-60, ma di elettronica non sanno assolutamente niente e quindi queste macchine fanno fatica a viaggiare. Quindi se uno viene a un po' di spirito d'iniziativa, qualche soldo in tasca, si apre un garage, gli diamo una mano anche noi per fare la Zanzibar,
farlo qua dove vuole, e chi ha una macchina che gli serve per lavorare, anche se spende un po' di più, però ha la certezza che il danno viene riparato, naturalmente ci va subito. Sarebbe occupato 24 ore al giorno. Ecco, ci sono queste figure professionali, tutti coloro che lavorano nella tecnologia hanno questa grande possibilità. Facciamo un esempio, siccome è presente a Franco, io ho detto a Franco, guarda Franco, te non so se vuoi lavorare o non vuoi lavorare, ma con l'esperienza che hai maturato in Italia, te vieni qua e in 3-4 mesi sei strapieno di lavoro, è chiaro, no? Perché poi da un tecnico non ha bisogno di fare tutte grandi conversazioni in inglese o in swahili, va, ripara il danno e riorganizza tutto quello che deve lavorare, presupponendo che appunto sappia quello che deve fare, viene pagato e va via. Ma qui è anche tutto in cash, non ci sono neanche fatture, non si paga neanche tasse, per dire, non si paga, cioè è una cosa così. Quindi se uno ha degli skills particolari può sicuramente venire e fare molto molto bene, eh? Poi per quello che riguarda invece le figure di dipendenti, cioè coloro che vogliono venire qua e lavorare come dipendenti, è un po' lo stesso discorso. Anche in questo caso bisogna fare un po' di studio di mercato, vedere il network, no? Cioè, ricominciare a chiedere qui, chiedere di là, con un po' di pazienza, ma se anche in questo caso ci sono dei requisiti professionali seri, io penso che massimo 3 mesi un posto di lavoro lo trova, poi guadagnerà magari quello che guadagna in Italia, però guadagna sempre molto bene e ci vive, ci campa piuttosto bene. Ecco. Quindi diciamo la panoramica è questa qui, ci possono essere poi in questi casi qui, però in linea di massima, insomma, 90-95%. E nei prospetti, il prospetto del piano B e il piano C, un documento che io ho messo insieme, no, per dare tutte le informazioni, anch'essi costerebbero 33 euro o dollari, stesso mai, e io li metto a disposizione gratuitamente per chi li vuole, sia per chi mi segue sui canali. Ci sono altre domande? Ci sono domande? Chiusura? Scusa, volevo chiedere, parlando di quello che verrà, insomma, Tanzania è Centro Africa, se non sbaglio, no? Quindi quello che dici tu del loro piano, l'Africa è fuori completamente, oppure diciamo chi è, che ne so, al Nord Africa, sul Mediterraneo, magari è già dentro, anche se non... Com'è la situazione secondo te? Allora, la Tanzania non è Centro Africa, è considerata sud-est, sì, perché sì, comunque sì. Ha sbocco sul mare, no? Ha sbocco sul mare, sì. No, secondo me l'Africa rimane comunque nell'insieme a parte. Da loro in questo momento non interessa l'Africa perché non hanno infrastrutture di G5. Col G5 tutto il loro progetto collegato... Lo sapete, no? Sai, era questa tecnologia legata ai vaccini, eccetera. Sì. Senza G5 è monco, quindi è monco. Quando attiveranno il G5 vedrete altro che morte improvvisa. Mm-hmm. E quindi la mia risposta, per quello che posso aver visto io, no, per il momento qui non... Andranno avanti, no? Anche loro, anche qui andranno avanti. Però non vedo grandi situazioni, ecco, che posso similari a quelle che succederanno in Europa o nel resto del mondo occidentale. No, ho capito. Sì. No, pensavo che magari i paesi del Mediterraneo magari fossero, essendo più vicini all'Europa, magari probabilmente a scalare inizieranno da lì, non lo so. C'hanno un grande lavoro da fare ancora, perché per quello che posso aver capito io, solo il progetto delle vaccinazioni andrà in avanti fino al 2025. Mi è giunta voce che la Meloni abbia
abbiano già deciso, abbiano praticamente già finanziato la spesa sanitaria fino al 2025. E c'è, non so se sono 600 milioni di euro già destinati all'acquisto di nuovi vaccini. Non si sa Seicentocinquanta. nemmeno 650, la formazione era quasi giusta. Ecco, questo per dirvi, no? Tutti i meloni, meloni, nuovo governo, io ve l'avevo detto che non sarebbe cambiato niente, perché non cambia niente, cambia meloni o non meloni, possono essere cocomeri, la stessa cosa, cioè non cambia nulla. E i governi non contano più niente oggi, non contano più nulla, sono le sovrastrutture che decidono le cose importanti. I centri di potere non sono più nei parlamenti e nei senati, ma forse non ci sono mai stati, eh? Non è adesso, forse non ci sono mai stati. Ecco, quindi, l'obiettivo è quello del 2025 di vaccinare tutti, poi probabilmente continuerà ancora dopo, eh? Nel 2030, magari, chi lo sa, potrebbe essere quella lì la fase in cui attivano il 5G, se non ce la fanno prima. O se non lo vogliono fare prima. E quindi si va per tempi lunghi. Ecco, io per darti un tempo, io credo che fino al 2030 qui sicuramente non succederà quasi niente. La sensazione mia, quello che. Perché poi il tempo passa velocemente, lo vedete? Anche la pandemia sono già passati 2 anni, ora siamo già alla fine del 2022. Cioè, il tempo passa anche velocemente, loro stanno spingendo perché loro sanno che hanno come obiettivo il 2025, che è l'anno che si sono dati nel quale loro si manifesteranno. L'hanno detto tante volte, l'ho scritto anch'io nella trilogia. In questo momento loro considerano che sia un momento di grande fermento, è il momento in cui i grandi maestri stanno lavorando alla grande opera, quella che si chiama grande opera, chiamano grande opera, io chiamo nuovo ordine mondiale, stessa cosa, che naturalmente include tutta una serie di cose da fare. L'unica cosa che possiamo sperare, l'ho detto diverse volte, è che a un certo punto cominci a litigare, perché poi tanto è una questione di potere e di controllo, no? Può darsi che a un certo punto si cominci a litigare, è possibilissimo, e questo naturalmente giocherebbe a nostro vantaggio. Noi non possiamo fare niente perché siamo tutti cani sciolti, ognuno fa quello che vuol fare a mente propria. Buonasera Marilena, buonasera, come stai? Stiamo parlando un po' Sì, adesso. tutto bene. Ciao cara, ciao cara, Grazie, ciao. prego, ciao. Noi siamo tutti cani sciolti, no? Come abbiamo visto, poi magari in buona fede seguiamo tutti questi YouTuber che dicevo prima, e che poi dopo non ci portano da nessuna parte, no? Perché che le dicono, hanno già perso, ci sono questi, hanno già perso, questo nuovo ordine mondiale non esiste già, ma cosa cazzo dicono questi qui? Ma c'è, eppure c'è gente che non soltanto li segue, gli manda anche soldi. Ecco, purtroppo noi siamo in questa maniera qui, e io se dovessi, ecco, cosa possiamo fare noi? Non possiamo fare niente. E quanti siamo quelli che hanno forse una coerenza e una direzione in quello che dicono e quello che soprattutto fanno? Io non so, magari c'è qualcuno in Italia, se potete fare qualche nome. Non lo so, Forse si contano sulla punta delle dita. Cosa volete fare? Non c'è nessuna possibilità. L'unica possibilità è che si mettano a litigare tra loro. E a un certo punto magari si possono anche saldare, non lo so quello che può succedere, ma se no, loro, Warburg, Paul Warburg, proprietario di quello che oggi si chiamerebbe Forex, no? Da tanto, il Forex di oggi è stato fondato da lui, dalla banca dei Warburg, che erano in origine una famiglia di Venezia. Si sono spostati, mi sembra, a Francoforte e poi hanno fatto la cricca con tutti gli ebrei, no? Lo sapete, no? Che è successo a livello bancario. E lui l'ha detto chiaro: il nuovo ordine mondiale ci sarà, è solo questione di decidere se si otterrà col consenso o in un'altra maniera, o con la forza, ha detto. Hanno detto in tutte le maniere, però.
c'è qualcuno che dice che il grande reset è fallito. Eppure questa gente qui ha molto più spazio di me, ma parla sempre loro. Mi fa parlare di queste stupidaggini. Cioè, capite qual è il problema? C'è un problema di fondo, purtroppo, che è irrisolvibile, secondo me. Però non c'è maniera per risolvere una cosa così. Va bene? Allora, Marilena, buonasera. Ciao, cara. Domani ritorno a Zanzibar, eh? Vado a vedere il terreno anche per te. Ora non parliamo di queste cose troppo personali. Poi domani te le faccio. Sì, ne ho di domande da farti, ma te le sottoporrò domani. Va bene? Ma perché non me le fai ora? Sono domande tecniche, sono domande sempre riferite al terreno, ma sì. Domande sul nuovo ordine mondiale? No, sul nuovo ordine mondiale non ne ho, so praticamente tutto. E sono d'accordo con te. Magari potrebbero anche interessare chi ci segue. No, ma sono perfettamente d'accordo con te. La mia linea è esattamente la tua. Ti ringrazio. Allora, devo dire una cosa. Posso dire io? Prego, Franco, dimmi. Ma volevo dire, in merito all'Africa, io penso che il nuovo ordine mondiale può andare avanti nel suo programma solo ed esclusivamente se c'è, diciamo, un ambiente adatto, che è quello tecnologico. L'Africa è molto indietro, cioè, secondo me passeranno molti anni prima che riesca in qualche modo a attecchire. Tutto qua. Sì, certo. Sì. Mi sembra che in un certo senso è quello che ho cercato di comunicare io, no? Troppo indietro, insomma, non si può pensare. Sì. Allora, voglio fare una nota su Marilena. Marilena è venuta a trovare con Mary 2 settimane fa, no? E io devo dire che non ho mai incontrato fino adesso e parlato con una persona così documentata a 360 gradi come Marilena. Mai. E qualsiasi cosa tiri fuori, lei... Prego, no, è vero, è una realtà. Qualsiasi cosa tiri fuori, te sei sicuramente, hai visto qualcosa, hai letto qualcosa, puoi dire la tua. Quindi veramente allucinante. Pensavo che fosse una mia deformazione professionale quella di lavorare a 360 gradi. Mi fa piacere che anche tu sia afflitta dalla stessa malattia. Allora, la malattia dello studio, studiare la qualunque, imparare la qualunque. Bello. È proprio così. Allora, siamo un po' fuori dagli schemi, però no, insomma, credo che per adesso vada bene così. Ma scusa, allora raccontala tutta, no? Scusa, no, chi ci segue non capisce. Di che te vieni da Sirio. Spiegalo, te vieni da Sirio, no? Vengo da Sirio, sono una matematica di Sirio e amo studiare tantissimo. Sirio, però, no, quando ti ho fatto la domanda non mai detto da... però quando ti ho fatto la domanda, no? E ti ho chiesto, ma io da dove vengo? Te la risposta non me l'hai data, ha detto ci penso, ma poi non mi hai detto niente, pensaci. Magari vengo da Sirio anch'io e non me lo ricordo. Saremo due extraterrestri, cosa ti devo... Siamo sparsi, i camminatori delle stelle. Allora, esatto. Siamo figli delle stelle, come diceva quello lì. Allora, dicevo Marilena, non ti voglio disturbare troppo. Se hai una domanda tecnica invece sui terreni, falla pure, che se so la risposta... Ma così riguarda solo me, è una domanda che riguarda solo me, capire se c'è una piantina, capire i metri quadri esatti, sono proprio domande tecniche, ma che riguardano me, gli altri veramente non credo che possano interessare. Il punto esatto dove c'è l'acqua, insomma. Quindi ci parliamo nei prossimi giorni. Allora, io la piantina l'ho già chiesta 3 o 4 volte,
Speriamo che quando vado me la facciamo vedere, no? Perché sai, qui non esiste niente, no? Di tutte queste cose professionali, bisogna poi crearle ad hoc quando c'hai, insomma, la zona, il lotto, non esiste niente, perché qui tutte le compravendite vengono praticamente fatte con la stretta di mano, come si faceva una volta. Il terreno è quello, lo vedi, ti va bene, ci mettiamo d'accordo sul prezzo, nessuno va a misurare più di tanto, lo sapete, in campagna si faceva così, sì, si parlava di ettari, queste cose, ma sempre in maniera molto generica, no? Stessa cosa qua. Allora, avete altre domande? Allora, in chiusura ricordo, anche se appunto non voglio spendere troppo tempo perché non dobbiamo parlare di oro, però ricordo che c'è la promozione di Auvesta in questo periodo, va avanti fino al 27 di dicembre, e quindi chi compra l'oro in questo momento, l'oro è ancora a un buon prezzo, perché è sempre 57-58, ha recuperato un pochino, è un momento naturalmente buono per comprare l'oro. Io sono molto fiducioso, l'oro poi ricomincerà la sua ascesa piano piano. E l'oro è un prodotto molto speciale, come ho detto tante volte, e con un significato proprio simbolico, spirituale, molto particolare per l'elite, e quindi non sarà mai tassato, non sarà mai abbandonato dai nostri controllori. Allora, ricordo l'appuntamento di sabato alle 9 per chi vuole seguirmi, anche per il discorso consulenza oro. Invito tutti alla lettura del report sul mio canale ammenteaperta.net e delle due integrazioni. Se vuole le due integrazioni, le può sicuramente richiedere. Buonasera Duilio, ciao, come stai? Buonasera Emma, buonasera. Ecco, ormai siamo in chiusura, ricordavo, ciao, ricordavo semplicemente il fatto di sabato, per chi è interessato a approfondire un po' il discorso dell'oro, è abbastanza sconsigliabile tenere tutti i soldi in banca, e quindi si parla di diversificazione. Se non ci sono altre domande, mi sembra di aver ricordato tutto, e magari chiudiamo qua. Ci sono altre domande? Buonasera Duilio, hai una domanda per me per caso? Ciao caro. Ciao Massimo, mi sono unito adesso e niente, per ora niente, ascolto. Ciao. Bravo. E siamo in chiusura, se vuoi puoi riascoltare l'intervento lo carico sul canale e te lo puoi riascoltare. Sì. Ecco, sono le 10 e un quarto qua, domani mi alzo alle 4:30 perché devo andare a Zanzibar, devo prendere il ferry delle 7. Ecco, e quindi se non ci sono domande io stasera chiuderei qua. Ecco. Ciao, io saluto te e saluto anche Franco. Ciao. Ciao Marilena. Ciao. Ascolta Massimo, posso chiederti una cosa? Certo. Stavo leggendo poco fa su un sito che guardo spesso, si chiama toba60.com, non so se lo conosci. No. Se vuoi ti manderò il link. Tratta di un articolo che si chiama L'optogenetica, non so se la conosci. Comunque parliamo di vaccini che sono stati inoculati alle persone che contengono grafene, eccetera, eccetera. Comunque esiste, stanno già utilizzando adesso, stanno iniziando ad utilizzare una specie di controllo che lo faranno agli aeroporti, ai treni, ai posti di lavoro, verrà implementato un po' ovunque, che praticamente anche se tu hai il QR code, che magari l'hai ottenuto un po' così, non passi, perché è una specie di luce che praticamente una luce UV a una certa frequenza, che quando ti viene puntata sulla pelle riesci a identificare se tu hai quelle cose all'interno del corpo o no. Allora Franco, io di questa cosa qui ho parlato 2 anni fa ed è presentata nella parte prima del capitolo 9 dedicato. Sono ancora arrivato là. Ti voglio.
si chiama Luminasi e la Sì, luce luminare, delle luciferasi, una cosa del genere. Luciferasi, esatto, Sì. Luciferasi, Luminasi. Sì, quella è vero, però c'è anche da dire un'altra cosa, che molti stracchini, io li chiamo stracchini, Sì. nella sostanza era solo un placebo, cioè non contenevano niente. Sì, esatto. E fa È per quello che insistono con le dosi successive. apposta. Quindi non lo perché ormai è palese che ci sono che hanno fatto questi test con il placebo e ti dico la verità, non ho neanche capito bene perché l'abbiano fatto, perché non c'era assolutamente più per farli. Sembra che in alcuni anche proprio di quelli della Pfizer non ci fosse niente, ci fosse solo acqua o ci fosse un siero con niente dentro. Sembra, ho Sì, sentito. ma perché pareva brutto iniziare subito con la dose vera, perché se succedeva un macello, era un Però casino, invece così. ho capito, però questo complica molto adesso la vita, perché se, capito, hanno fatto molti placebo, poi anche se passi sotto la macchina e poi ti devono lasciare andare, cioè, ma al limite non è che, cioè, Ma il placebo era rischi. soltanto sulla prima dose, il placebo, poi no. Da quello che ho sentito. Ma e allora che come fai a fare un booster se non ricevi la vaccinazione prima? Che booster fai? Uno, cioè, dal punto di vista scientifico non ha nessun senso questa cosa qui. Secondo me la seconda dose era più che sufficiente per permettere il booster dopo. Comunque, quello che dici io l'ho affrontato, c'è ancora il video, si può andare a vedere, e dissi anche, mi ricordo, bisogna stare molto attenti perché poi se uno passa sotto la macchina e ha un problema così, in America, se succede a New York, va in galera immediatamente. Cioè non è che ti costa almeno 10.000 dollari di avvocato per uscire, io ve lo dico. Cioè, Quindi sei bisogna stare molto. come un clandestino No, che entra. sì, in America dichiarare il falso è come. Cioè, è un mondo completamente falso, l'America, è una nazione che non esiste, però dichiari il falso e tante volte sei. Cioè, è una nazione anche un po' strana, diciamo la verità. Quindi in quel caso lì, però, come si diceva. E si sono complicati molto la vita perché a un certo punto dico, guarda, io so, è risaputo che ci sono stati tanti placebo, ma a me mi avranno fatto un placebo, io non lo so che cosa l'hanno detto, soprattutto per chi ha fatto Johnson & Johnson, capisci? Johnson & Johnson è un vaccino unico, non state dietro a tutte le balle che vi dicono. Johnson & Johnson è ancora un vaccino unico e nessuno vi può obbligare a fare il booster. Ok? E qui c'è Johnson & Johnson, come sai. Va bene, benissimo. Allora, se tanto sono tutte cose in evoluzione, Franco, queste qui, ha fatto bene a sollevare la questione, era anche la mia preoccupazione, ma tanto io non volo di sicuro, io non ho nessuna intenzione di volare, io sto qui tranquillo e non ho nessun tipo di problema. Però dovete veramente voi. Dovete veramente entrare nell'ordine di idee che sarete costretti a vaccinarvi o a stracchinarvi, come lo chiamo io, a meno che non vi mettete di buzzo buono, mettete insieme un bel piano B e uscite dai G20, prendete un po' di tempo. Ecco, magari può anche servire. L'avete vista l'intervista di Macron dove parla della bestia? Che la bestia è in arrivo, sta arrivando. L'ha detta credo ieri o ieri l'altro, è stato ripreso, è Sì, stata messa su Facebook. sentito. La bestia, l'ha sentita, no? L'ha sentita. Chi è la bestia secondo voi? Chi è? Sapete chi è la bestia? C'è Chi è? nessuno che. Marilena, chi è la bestia? Satana. Chi è la bestia?
chiaro che è qualcosa di demoniaco, ma in carne e ossa io non ho ancora visto nessuno che possa incarnare quest'essere. Boh. Quando apparirà lo capiremo. Esatto, va bene, via, benissimo, in arrivo, incrociamo le dita, Il speriamo che portatore vada della in Francia luce. e venga in Italia. Bravo, oh, hai visto che studiare conta? Certo. Avete visto? Ti darei un bacio, Fabio. Ecco, non volevo dire Grazie. io, l'hai detto te. È Quello Lucifero, che piaceva a Mazzini. Mi piaceva a esatto, Mazzini. Ricordatevi che Satana, sì, c'è anche la figura del Baphomet, diciamo così, va bene? Però il loro dio è Lucifero, è la luce, il sole. È il sole, Lucifero è il sole, è la deità solare. È la deità solare che si è trasferita poi nell'occhio di Horus e nell'oro. Ecco che perché non tassano l'oro, perché tassare l'oro significherebbe tassare Dio. E fai tassare Lucifero, non esiste. Vabbè, sono discorsi un pochino avanzati, eh? Non vogliamo spaventare nessuno, però uno legge la trilogia, ci sono scritti tutto per testimonianza di autori americani, eh? Io non dico quasi niente, faccio solo alcuni commenti così. Va bene, benissimo, allora se non ci sono altre domande, grazie Fabio, eh? Vedi che studiare conta, conta, Ma ci come sempre. mancherebbe. Poi ci risentiamo, dai. Benissimo, allora faccio un D'accordo. caro saluto a tutti, Duilio, poi ci sentiamo anche con te. Un saluto a Franco e a Marilena. No, Buonanotte a ciao tutti. Massimo, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao Massimo, ciao. ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao.